Ciao ragazzi, video particolare oggi in compagnia di Gianni Balzarini. Ovviamente vi invito a lasciare un mi piace di supporto a un video del genere, un contenuto che mi fa un sacco piacere portare, perché quando parli con delle pietre miliari, no, della storia del giornalismo italiano legato al calcio, legato allo sport, legato alla Juventus, beh, sono sempre video molto apprezzati, quindi vi chiedo il supporto, vi chiedo di passare anche dal canale di Gianni se non l'avete mai visto fare delle chiacchierate su YouTube, pubblica video tutti i giorni, un po' come faccio io. L'unica cosa, purtroppo, a causa di qualche difetto di connessione, ci sarà del lag nella sua webcam e quindi ogni tanto lo vedrete ballare, un po', sarà un po' ballerino. Comunque l'audio è perfetto, quindi dovreste riuscire a sentirlo al 100%. E niente, vi lascio subito la chiacchierata perché sarà circa una mezz'ora e quindi non voglio rubarvi altro tempo. Eccola qua. Eccoci qua, signori, oggi un ospite d'eccezione per il canale, ma lo conoscerete tutti, c'è Gianni Balzarini. Ciao Gianni, grazie per la presenza. Ciao. Gianni, vabbè, non devo presentarvelo io, ma ha anche un canale su YouTube che sta andando molto bene, visto che stai spingendo un sacco anche ultimamente. Sì. Sei soddisfatto da questa seconda volta? Molto soddisfatto, guarda, ho cominciato così, con molta curiosità, quasi per gioco, devo dire, anche perché fare il giornalista televisivo e fare lo youtuber non è la stessa cosa, okay. Quindi ero un neofita, diciamo, più o meno, anche se in passato c'era stato il famoso balza sul campo con Claudio Zuliani dopo okay. Le partite della Juventus, però lì era un modo di sdrammatizzare un po' la partita, era un colloquio, un dialogo tra noi due. Invece col canale sei tu da solo con tutti o contro tutti, poi dipende ovviamente dalle interpretazioni che si vogliono dare, e quindi è diverso, però diciamo che è gratificante nel momento in cui, sai, se lavori come professionista presso un'emittente televisiva, è chiaro che sei quasi più che altro un esecutore, no? Certo. Quando invece ti esprimi su un tuo canale, sei l'attore protagonista e quindi sostanzialmente lavori con te stesso e per te stesso. Ecco, poi mi viene anche a dire, e poi ovviamente ragazzi seguite Gianni, vi lascio i contatti del canale comunque qui sotto in descrizione, mi viene da dire che il giornalista comunque non dà solo opinioni ma dà più le notizie, e invece esatto. Su YouTube... È quello che volevo dire, infatti, che sai, nel giornalista dare le opinioni, esistono gli opinionisti delle testate esatto. televisive, no? E io non sono un opinionista, quindi io devo più che altro riportare i fatti o comunque trattare determinati argomenti. Quando invece sono sul mio canale divento chiaramente opinionista e esprimo liberamente la mia opinione, non che non possa esprimere da altre parti, è proprio diverso il modo di fare, di agire, di concepire il tipo di relazione che si ha con il pubblico. Sono due lavori diversi, infatti guarda, mi è capitato di portare anche altri giornalisti, tuoi colleghi sul canale, e di solito quando faccio queste chiacchierate voglio lasciare da parte il lavoro principale per passare proprio a che cosa si pensa dei momenti determinati a seconda di quando poi vengono portati. E noi stiamo parlando in un momento delicato, il momento delicato, il più delicato in assoluto. Io non ne ho parlato praticamente dell'extracampo, ho fatto solo il video per dire che sta succedendo questo. A me sinceramente quello che succede extracampo importa relativamente, uno perché non ne ho competenze e quindi andare a riempirmi la bocca di cose assurde non mi va, e due perché penso che in questo momento il campo sia il focus principale da mettere al centro del villaggio, diciamo. Cosa ne pensi intanto? Sì, allora sicuramente e se vogliamo è anche un modo, no, per distrarre un po' l'attenzione da quello che sta succedendo extracampo, che sicuramente è una cosa molto seria, anche se al momento di ripercussione sul piano sportivo, sul piano della vita sportiva, non vedo conseguenze, non ne vedo di così grandi, ecco, onestamente. Okay. Però è chiaro che siamo ancora in piena fase di indagini. È un'indagine nata dall'iniziativa della Consob per far luce sulle plusvalenze, se te lo ricordi. Il fatto è che si fonda sulle intercettazioni telefoniche, e sappiamo bene, anche per quanto è avvenuto nel passato, quanto peso si possa o si voglia dare alle intercettazioni telefoniche, specie se magari non vengono
diciamo così, considerate nel contesto in cui emergono, ma se ne viene estrapolato un significato così che a sé stante può avere una certa valenza, che magari inserito in un contesto ha una valenza diversa. Che non è complicato, tra l'altro, succede spesso, è una cosa che, certo, che succede. Certo. Per cui sai, e qui lo dico sempre anche sul mio canale, perché è comunque una finestrella sul discorso extracalcio, lo faccio sempre, bisogna avere pazienza, bisogna aspettare, bisogna stare qui ad argomentare. Vediamo cosa succede, dopodiché si tireranno delle conclusioni. Tra l'altro una battuta conclusiva su questa cosa, nasce l'indagine Prisma sulle plusvalenze, oggi invece salta fuori che si guarda anche la cessione di Ronaldo, quindi c'è anche il caos legato alle minusvalenze. Prima sì, no, certo. Sai, adesso è uscita questa intercettazione tra Cherubini e l'avvocato, mi sfugge il nome, Cabasio mi sembra, per cui uno dice all'altro, se ci beccano quel documento su Ronaldo ci saltano alla gola. A questo punto sembra che sia un documento della CIA o del KGB, non lo so, qui, però effettivamente è probabile che sia un documento ritenuto molto importante dagli inquirenti. Quindi ragazzi, aspettiamo, non c'è altro da fare, qui non è che ci si possa. Ecco, la cosa, se poi possiamo chiudere l'argomento. La cosa, se vuoi, preoccupante per quanto riguarda la Juventus nel futuro è quella comunicato che ha fatto la società, nel quale si prende atto appunto della situazione, nel quale si assumono i rischi di veder compromessa l'immagine della Juventus e di essere condannati, ma la parte più, diciamo, pericolosa o preoccupante per il mondo bianconero è laddove si ritiene che, qualora ci possano essere condanne nei confronti della società o di alcuni elementi, coloro che avevano sottoscritto l'aumento di capitale possano recedere dalla sottoscrizione dell'aumento di capitale. Cosa significa questo? Che l'impatto, se dovesse accadere, l'impatto potrebbe essere molto importante sui conti della Juventus, e la Juventus stessa dice non verrebbe garantita la stabilità aziendale, la continuità aziendale. Si tratta di capire cosa si intende per continuità aziendale, cioè la Juve rischia il fallimento o la Juve non può continuare con questo assetto aziendale, quindi con questi nomi, e deve rinnovarsi. E questo è il lato più pericoloso di tutta la situazione, direi che sta in questa parte finale del comunicato. Ok, e quindi tra l'altro abbiamo fatto anche questo breve passaggio perché comunque i ragazzi ci tenevano, no, che si parlasse anche di questa cosa. Io ripeto, io non sono competente, ma Gianni è un giornalista professionista, quindi queste cose le ha studiate, le ha approfondite, quindi ha fatto lui il punto della situazione al posto mio, quindi ti ringrazio e colgo l'assist proprio perché stiamo parlando di economia, cioè di Juventus che anche a livello economico non sta bene. E come dici te, bisogna capire di dare una continuità. Questa continuità solitamente c'è sempre stata garantita dall'accesso alla Champions. Anche l'anno scorso si diceva che, attenzione, senza la Champions poi diventava un problema. Secondo me oggi la Juve in campo, non extracampo, ha due problemi. Il problema sul corto e il problema sul lungo. E sono due problemi diversi. Quello sul corto è cercare di qualificarsi effettivamente alla Champions League per l'anno prossimo. Quello sul lungo, capire come cambierà la Juventus, giocatori, allenatore, dirigenza, cosa succederà. Questo però sono quasi cose da indovino. Concentriamoci sul corto. Secondo te, sul corto, quindi in campo, da qui alla fine 2021, fine della stagione sportiva, cosa succederà? Si riuscirà a fare qualcosa di interessante? E intanto abbiamo un ospite che viene a salutarci. Guarda, allora, intanto vedi che purtroppo non si può prescindere da quello che sta succedendo, perché tu in Champions ti qualifichi e accedi alla Champions se accumuli diversi punti, ovviamente, in classifica. È quello. Qualora dovesse scattare una penalizzazione a fine stagione o nel corso della stagione, è chiaro che la situazione andrebbe a complicarsi. Facciamo finta che non ci sia questa seconda parte, questa possibilità. Beh, diciamo che la Juventus adesso ha, dopo la partita con la Salernitana, 4 partite che, detto così fuori dai denti, deve assolutamente vincere. Sì. Cioè, i punti devono diventare 15 in 5 partite, quindi 12 nelle prossime 4. La Juve non ha più bonus da giocarsi in questo senso. Ha buttato via un sacco di bonus, purtroppo è un discorso che si faceva anche l'anno passato.
si andava sempre a vedere, guarda, se non si fosse perso col Benevento, se non si fosse stato il pareggio col Crotone, quello col Benevento all'andata, quello col Verona in casa, però coi sé non fai nulla. E hai avuto bisogno di un colpo di testa sbagliato da Petagna all'ultimo secondo di Napoli-Verona per poter andare in Champions, col brivido, con la paura, ricordi quei minuti? Me li ricordo bene. Gianni, ma noi speriamo che vada in B in realtà, diglielo, che almeno andiamo a vederla con la Cremonese. Beh, io con la Cremonese, allora preferirei vederla con la mia Cremonese in Serie A, se la Cremonese, visto che è in zona playoff la Cremonese, allora va benissimo. Insomma, anzi, tu pensa quante squadre prendiamo qua? C'è la Cremonese, il Monza, il Como. Ma per me poi un ritorno al passato. A questo punto sul mio canale dedicherei una sezione alla Cremonese, a sto punto, no? È evidente. Non lo meriterebbe. È un ritorno al passato per me. Io ho fatto la prima stagione di Juve, che è stata la Serie B, quindi... e io l'ho fatta la Serie B quell'anno lì, per cui va bene. No, vabbè, adesso per carità, di là di tutto. Però, ripeto, è difficile, no? Scindere le due situazioni, volendo provarci, la Juve ha un solo obbligo, che poi è quello connaturato nella sua storia, che vincere è l'unica cosa che conta. E adesso deve però tradurlo sul campo in maniera molto continuativa. Io faccio l'esempio, provo a buttare dentro Musseuma, ok? Non fai la cavolata di perdere in casa contro il Sassuolo e contro l'Empoli, ok? Tu hai 6 punti in più, in questo momento sei a 6 punti dal Napoli che è primo in classifica. Senza aver fatto quelle due cavolate. Però il discorso di prima è che con i sei, ma se no tutte le squadre... lo so, capisci, però questo ti dà l'idea, no, di cosa ha buttato via la Juventus in questo inizio stagione. E voglio dire, se avesse vinto contro l'Empoli e contro il Sassuolo non ci sarebbe stato nulla di scandaloso, perché comunque contro l'Empoli è stata una partita giocata praticamente a senso unico, contro il Sassuolo, dopo il vantaggio del Sassuolo, in campo c'è stata solo la Juventus, a parte l'ultima occasione del 95esimo con il raddoppio del Sassuolo. Quindi... 6 punti in più, non saremmo forse qui a parlare di stagione che rischia di diventare fallimentare, che rischia di diventare peggiore rispetto a quello dell'anno passato, perché non dimentichiamo che l'anno passato comunque Andrea Pirlo 2 trofei li ha portati a casa, ha consentito ai tifosi della Juventus di festeggiare per il 10° anno consecutivo qualcosa di concreto, 2 addirittura coppe, tant'è vero che parlando così anche con altri amici, colleghi, eccetera, si diceva, beh, ma hai visto mai che questo è l'uomo delle finali? Magari l'anno prossimo hai visto mai che se resta questa squadra va in finale di Champions, se questo è l'uomo delle finali e porta a casa la finale più importante. L'hanno cambiato. A memoria Pirlo mi ricordo 2 finali che ha perso. Una che vinceva 3-0 e è stata persa. Sì, è vero anche quello. E una che poteva anche non perdere, se proprio. Assolutamente sì, assolutamente. Però sai, era il Pirlo giocatore. Hai visto mai il Pirlo allenatore in un anno così disastrato come quello dell'anno scorso? Perché parlavamo in questi termini un anno fa, no? Eppure è riuscito a portare a casa due coppe. Ecco, l'unica cosa è che la finale di Champions League non si sarebbe mai giocata allo stadio tricolore di Reggio Emilia. Direi di no. E infatti la cosa bella è pensare a un ipotetico Pirlo a Sassuolo a questo punto, dato che la vinco la Serie A. È il suo stadio. È il suo stadio. Gianni, ti faccio una domanda scomoda, perché sto guardando i tuoi video, so come la pensi, e ricordo che anche prima dell'Atalanta avevi detto, se poi con l'Atalanta va male, inizio a fare un passo indietro rispetto alle mie convinzioni e penso che magari anche la rosa possa essere messa in discussione. Sei ancora di questa idea? O... Guarda, sono talmente diventato come gli addetti ai lavori che guardo una partita per volta e non mi ero accorto di questo calendario successivo all'Atalanta. Ok. Quindi mi do questa attenuante, ammetto di essere stato forse un po' precipitoso, e allora posticipo tutto questo a dopo queste 4 partite. Perché allora, consentitemi veramente di dire, se la Juve dovesse incorrere nuovamente nell'errore di far male, non far male a quelle squadre, ma farsi del male non vincendo con questo tipo di squadra, allora sì veramente metterei in dubbio seriamente la qualità della rosa o di una parte della rosa. Il tutto, apro e chiudo parentesi, ricordando che queste 4 partite comunque c'è anche il Bologna, che ha gli stessi punti della Juve, ed è considerato un po', la squadra rivelazione. Tra l'altro a Bologna odiano la Juve in una maniera viscerale, vorrei capire dove non succede, e quindi
giocheranno al 200% come sempre. Ascolta, lo dice me che sono emiliano, lo so bene che è a Bologna qua. No, la Juve. 19 dicembre sarà una partita difficile e proprio da qua vorrei collegarmi al mercato, però qua è un intreccio sia del discorso della squadra, quindi valutazione della rosa positiva e negativa, e anche economico di cui parlavamo prima, perché senza soldi il mercato, soprattutto a gennaio, viene da dire che non lo fai, quindi si farà qualcosa? Io mi aspetto poco, nulla. In questo momento l'unico nome che si fa è quello di Zaccaria, quello del centrocampista del Borussia Mönchengladbach, che va a scadenza alla fine della stagione. Esattamente le cifre sulle quali stavano trattando, perché adesso non so nemmeno se la trattativa è continuata o sta continuando oppure se si è arenata, comunque non conosco le cifre, ma non erano cifre, diciamo così, altissime, anche perché appunto si trattava di un giocatore in scadenza. Diciamo che piuttosto, attenzione, piuttosto vorrei ricordare che mancano 28 giorni alla fine di dicembre e Dybala alla fine di dicembre, quindi 28 giorni a gennaio, e Dybala non ha ancora rinnovato il contratto. Sì, ho sentito anche la tua, chiamiamola così, l'azione sul discorso non è che si sono finiti i soldi, e io aggiungo, e non è che forse se arrivi fuori dalla Champions certe cifre, certi giocatori, ma anche l'allenatore stesso, forse diventano complicate da pagare, che mi ricorda un po' il caso Cristiano Ronaldo l'anno scorso. 31 milioni di euro Cristiano Ronaldo, che è il più forte della rosa e ti fa rimanere a quei livelli lì, ok, però tu l'hai preso per vincere la Champions, non per... quindi dopo ci sono dei ragionamenti che entrano. E questi sono i ragionamenti sul breve. E sul lungo invece, Gianni, secondo te cosa può accadere? Sul lungo, ragazzi, a maggior ragione sul lungo bisogna aspettare come andrà a finire questa indagine. Assolutamente. Lì è proprio condizio sine qua non. Se dovesse andare male, è chiaro che le prospettive non sono belle sul lungo, assolutamente, perché poi si tratta di dover per l'ennesima volta, o quantomeno per la seconda volta, ricostruire. Adesso lasciamo stare, non voglio neanche pensare a una retrocessione come accade nel caso di Calciopoli, perché non ci sono, ripeto, i presupposti, quindi qui al massimo si va verso una penalizzazione. Però è chiaro che ci sarebbe un ridimensionamento a livello economico che comporterebbe, come fu allora, la richiesta da parte di alcuni giocatori di cambiare aria, e quindi è chiaro che si tratterebbe di ricostruire più o meno come quando la Juve era partita dai settimi posti, tre conti. Tra l'altro, Gianni, io qua provo a fare una mia invece dilazione, perché io vedo questo ritorno ad Allegri un po' l'all-in della dirigenza della Juventus, nel senso, negli ultimi 4 anni siamo andati male, abbiamo provato e ho visto in Allegri il loro porto sicuro. Se è andati bene con Allegri, torno su Allegri. Secondo te, in caso eventualmente di Juventus che certi costi fa fatica ad accettarli, e rimanendo sul presupposto che se cambia Allegri comunque dei soldi glieli devi, quindi dopo diventa particolare, ma oltre ai calciatori può esserci anche uno scossone dirigenziale che vede coinvolto, quindi legato a filo rosso, anche l'allenatore, o pensi che qua la fiducia si andrà avanti? Ma sai, è chiaro, tu sai bene che quando se dovesse, adesso siamo sempre in certo. Ipotesi, se dovesse accadere uno scossone, salta fuori uno scossone a livello dirigenziale, è ovvio che un cambio di dirigenza potrebbe comportare anche un cambio di piano tecnico, posto che appunto lo stipendio di Allegri deve essere comunque pagato e garantito, quantomeno in buona parte. Quindi non escluderei nemmeno questo tipo di scenario. In questo momento credo che sia giusto e doveroso considerare tutti i possibili scenari, da quello meno estremo a quello più estremo. Quello più estremo potrebbe prevedere appunto un cambio totale a livello dirigenziale, e di conseguenza, visto che un allenatore è sempre poi l'espressione di una dirigenza, di conseguenza potrebbe esserci un cambio anche dal punto di vista tecnico, con un allenatore che avesse anche soprattutto meno costi o costi minori dal punto di vista dell'ingaggio e dei compensi vari. Quindi la Juve si muove tra questi due estremi: rimanere così com'è
risolvendo il tutto con una minima penalizzazione e con un patteggiamento e con condanne che non comportano la fuoriuscita dei dirigenti, al cambio totale dal punto di vista dirigenziale, dal punto di vista tecnico, e che investirebbe a questo punto, ripeto, non solo l'allenatore, ma sicuramente anche diversi giocatori. E io continuo a pensare, la mia non vuole essere solamente una provocazione, continuo a pensare che questo stallo improvviso della situazione di Dybala, quando sembrava che la firma fosse imminente, sono due mesi che si dice che la firma è imminente, questo stallo sia legato anche a questa condizione, a questa situazione. Per usare un termine calcistico, è una situazione da tripla, insomma, cioè può veramente succedere di tutto in questo momento. Ed è difficile. Ma sai, allora, sai, adesso non voglio entrare nella testa di Dybala, del suo entourage, della no, Juventus, no, scusa, però... non parlo di Dybala, parlo del, no. Del discorso generale, poi ovvio Dybala diventa un sì, 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 del... sì, no, no, ma certo, il discorso generale, poi ci sono anche i discorsi particolari, no? Dybala se la sentirebbe di rimanere in una Juventus molto ridimensionata nelle ambizioni, nelle possibilità, quando magari contemporaneamente potrebbe avere l'offerta di un Real Madrid o che so io, di un'altra squadra, di uno stesso Barcellona, faccio per dire, che per carità non sto parlando di società che verso la situazione economica Florida, ma comunque di una società che gli garantisca poi determinate ambizioni a livello sia personale che di squadra. È una domanda che bisogna farsi, è una domanda che bisogna farsi. Cioè, tecnicamente, ragazzi, tra 28 giorni Dybala può, se non succede niente, può accordarsi con chiunque, è libero. Tra 28 giorni, dico solo questo. Sì, diciamo che allora abbiamo iniziato dicendo situazione delicata per la Juve, concludiamo quasi a mettersi le mani in faccia per nascondere le lacrime, perché effettivamente il quadro generale in questo momento non è dei più fantastici, ecco, per... no, sicuramente no, sicuramente no. E bene o male abbiamo attraversato tutti i temi più caldi. Invece Gianni, io volevo concludere con una domanda più personale che è legata alla Juve, perché non so se lo sai, ma io proprio di recente, una settimana fa, ho deciso di licenziarmi da lavoro per, per vivere parlando di calcio. Un consiglio a una nuova generazione di ragazzi che vogliono fare questo nella vita, quale può essere? Oddio, di iniziare sicuramente per gioco, perché poi dopo io ho ammirato moltissimo la decisione che hai preso e il coraggio che hai avuto, e quindi... però ti sei creato nel tempo, no? Certo. Un'immagine, di conseguenza anche una possibilità di fare questo salto nel buio, nella penombra, non lo so. Certo. Io mi auguro nella luce per te, perché sei bravo, quindi assolutamente sì. A chi vuole provare dico, fate come Luca, cioè tenete due scarpe, dopodiché capite... capite un po' quello che volete fare nella vostra vita, insomma, ecco, il salto così a pie pari, senza un background, senza una certa esperienza e senza un certo grado di conoscenza da parte degli altri, è molto rischioso, sicuramente molto rischioso, anche perché questo è un ramo, un settore molto aperto, nel quale sostanzialmente, forse fin troppo aperto, e mi riferisco a volte, lo sai bene anche tu, a certa gente che ci scrive, certi commenti che arrivano di gente che veramente dovrebbe starsene zitta, soprattutto maleducata, cattiva, eccetera. Quindi purtroppo è un mondo che è senza regole, parlo del web. Certo. E al tempo stesso però è frequentato da tanta gente per bene, ma tanta. E quando ce n'è tanta, emergere diventa difficile. Ecco perché io dico... prima di prendere una decisione da ponderarsi bene, poi se la si vuole prendere come un divertimento, perché è bello comunque parlare con gli altri, interagire con gli altri, è bellissimo, fantastico, è un bellissimo mezzo per far vedere un po', per mettere in mostra anche le proprie capacità di linguaggio, vedere se si risulta più simpatici o meno simpatici alla gente, quindi provarci assolutamente sì, da qui a farlo diventare l'occupazione principale della propria vita, ecco, attenzione, perché può essere rischioso.
Ma un giornalista professionista come la vede la figura dello youtuber? O comunque come la vedeva prima e come la vede oggi? Perché ma guarda, oggi che fai anche lo youtuber magari è un'altra cosa, però forse... Sì, no, 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 certo, certo. Ma guarda, allora, io non direi di considerare il punto di vista di un giornalista professionista, perché, ripeto, sono due cose completamente diverse, no? Esatto. Da una parte devi portare... soprattutto notizie e possibilmente non inventare se non si hanno. Io dico sempre nei miei video quando mi chiedo beh ma non ci sai, non ti hai dato una notizia, non c'è. Ragazzi se non c'è, se volete ve la invento, così catturo anche un po' di follower, però non è il mio spirito questo. Ma giustamente, giustamente. Io quando dico una cosa è perché ho la controprova al 100% che non sto dicendo una cazzata, scusa se ho usato questo termine. Qua siamo liberi. Ecco, appunto. Ecco, la cosa che, ecco, diciamo che, quindi più che il giornalista, la persona Gianni Balzarini, alla persona Gianni Balzarini non piace lo youtuber che per forza deve insultare, che deve per forza sparare, allora poi tirare improperi a destra e a sinistra, e ce ne sono anche nel campo Juventus, ce ne sono due o tre che veramente mi chiedo se facciano apposta o se siano veramente così, nell'uno e nell'altro caso sarei abbastanza preoccupato, ecco, comunque, più se facessero apposta, diciamo così. Però, ecco, lo youtuber che racconta le cose, che esprime la propria opinione e soprattutto che non manca di rispetto alla squadra avversaria, allo youtuber avversario, faccio per dire, allora io penso che sia ben visto, assolutamente, assolutamente sì. È la nuova frontiera, un nuovo modo di fare. Il web è entrato anche nelle redazioni giornalistiche. Certo. Ormai tutti abbiamo un sito nostro nel quale scriviamo, nel quale esprimiamo a volte le nostre opinioni, nel quale riversiamo i nostri servizi. Quindi è la nuova era, voglio dire. Tutto sta a farne un uso... Corretto. Corretto e rispettoso, corretto e rispettoso, per cui... Infatti mi fa ridere perché tante volte anche a me, io ricevo dei commenti, io stesso che mi dicono, sì ma non dai notizie, ma ragazzi ma non è il mio lavoro, io non posso dare notizie. Ma al di là di quello, anche per chi fa questo lavoro come il mio, cioè non è che ci sono tutti i giorni notizie. Esatto. No, ragazzi, però cioè, a maggior ragione se lo dicono un giornalista che quello è il suo lavoro, giustamente cioè, le filtra sulla verità, ma figuratevi uno che non le deve dare, io le commento, Gianni me le dice, io me le commento. Ragazzi, cioè, non è, ci sono dei giorni in cui, parlo della Juve perché mi occupo di Juve, la Juve non vuol farti sapere niente, se non vuol farti sapere niente non ti fa sapere niente, tranquillo, non te lo fa sapere. Se invece ti vuol far sapere qualcosa o te lo dice direttamente o te lo fa uscire in qualche maniera, anche parlandosi, confrontandosi con i colleghi, allora dice, ah sì, l'ho sentito anch'io, l'altro, ma sì, l'ho sentito anch'io, sì, allora no, così, vabbè, allora pian piano poi riesci a costruire quella che può essere una notizia, specialmente di calciomercato, perché poi alla fine le notizie che ci chiedono sono quelle sul calciomercato. Che io tra parentesi odio, ma c'è e me ne devo occupare e ci mancherebbe altro, è fatto di una marea di, scusami, ma di puttanate tutti i giorni, scritte, dette, registrate, urlate semplicemente per magari fare ascolto, per vendere una copia di giornale in più o per attirare l'attenzione. Ripeto, su 100 cose che senti, forse 10 hanno una base veritiera, hanno una base solida, e devi andare ad individuarla, ovviamente. Poi se la gente può sentirsi dire che la Juve comprerà Vlahovic, ma attenzione, a prescindere da quello che sta succedendo adesso, lo dico da settembre, che Vlahovic molto difficilmente sarebbe arrivato alla Juve a gennaio, forse parlandone a giugno, ma a gennaio... E poi forse. Comunque. E poi forse, ancora forse. Ragazzi, però se volete sentirmi dire che arriva Vlahovic, io ve lo dico. Lo volete? Va bene, ve lo dico, arriva Vlahovic. Sì, va bene, siete contenti. Poi se non arriva, però, dopo mi dite, ah, mi hai detto una...
hai detto una cavolata, hai detto che era Vlahovic, non sei, non vali niente, non sei capace di fare il tuo mestiere, capisci? E poi magari arrivano anche delle notizie che uno può considerare affidabili e che poi non si concretizzano, e a maggior ragione dopo lì ti dicono, beh, mi avevi detto che, ho capito. Però... Ragazzi, il mercato è fatto anche di queste cose qua, il mercato è tremendo, cioè perché esistono gli esperti di mercato? Perché praticamente si occupano solo di quello, dalla mattina alla sera, vivono al telefono con i procuratori, con le società, magari col calciatore che dice qualcosa. Attenzione, procuratori, società e calciatori ti dicono le cose di cui hanno bisogno che si sappia. Esatto, di cui hanno bisogno che si sappia. Il procuratore fa strategia anche col giornalista. Capisci? Tu metti in giro quella voce, io ti do sta roba qua, tu la metti in giro perché serve a me per stanare la controparte. Cioè, io dico sempre, la vera notizia di mercato avviene in un momento solo, quando esiste un comunicato ufficiale di una società che comunica l'acquisizione o la cessione di un giocatore. Lì è l'ufficialità. A maggior ragione, Gianni, per concludere tutto questo discorso, possiamo dire che il procuratore, il giornalista, lo youtuber, ci sono sia quelli buoni che quelli meno buoni, perché tu puoi assolutamente fare la notizia apposta per creare zizzania, il video per creare zizzania, mettere in giro la voce che è palesemente falsa se sei un procuratore per tirare acqua al tuo mulino. Quindi... il procuratore ti dice, no, guarda, sul giocatore non c'è solo l'Inter, c'è anche il Milan, c'è anche la Lazio, c'è anche il Napoli. E te ti muovi, in realtà questi non ci sono, no? Però serve probabilmente per mettere pressione alla squadra più vicina che deve concludere l'affare. No? Certo. Quindi è il gioco delle parti, voglio dire, nel quale noi siamo dei tramiti, no? Noi dopo siamo contenti perché il procuratore ci dice qualche cosa, tu lo dici, hai fatto il tuo mestiere, ti è stato riferito, tu lo riporti, perché quale fonte più diretta c'è di un procuratore che dice una cosa, di un giocatore che dice una cosa o di una società che dice una cosa? La fonte è direttissima, che poi serva a loro per comunicare una cosa reale o che gli serva da strategia, quelli poi sono fatti loro, tu sei un tramite e la riporti. Gianni, è stata una chiacchierata direi veramente molto interessante in cui abbiamo toccato veramente qualsiasi tema, quindi ti ringrazio ancora una volta. I ragazzi possono trovare, grazie a te invece, mica a me, il tuo canale qui sotto in descrizione e fare un salto anche da te. Se vuoi dire qualcosa conclusivo, questo spazio è tutto tuo. Ma no, guarda, io ti ringrazio ancora veramente. Innanzitutto ti auguro veramente tanta buona sorte, buona fortuna, perché so che, ripeto, hai fatto un passo gigantesco e tanto di cappello, specie in un periodo così difficile per tutti, sia chiaro. Quindi hai avuto due palle così. Ecco, te lo dico proprio sinceramente, e quindi veramente, ma poi sei bravo, ripeto, quindi secondo me tu riesci ad ottenere il tuo obiettivo. Direi che c'è poco da aggiungere rispetto a quello che abbiamo detto, ragazzi. Per quanto riguarda la Juve, aspettiamo con un po' di pazienza, anzi ci vorrà molta pazienza perché credo che l'indagine sarà piuttosto lunga, però io credo che il tifoso juventino abbia nel DNA ormai non solo più la vittoria, ma anche il fatto di dover convivere con situazioni difficili, non sto dicendo false, vere, giuste, sbagliate, sto dicendo con situazioni difficili, e quindi io credo che... Allora, una cosa voglio dire, hanno provato a ucciderla una volta la Juve e non ci sono riusciti, non morirà neanche questa volta la Juve, credo benissimo. Me lo auguro, perché se decido di iniziare a parlare di calcio di Juve mi licenzio e mi fanno fallire la Juventus, poi mi girano anche a me. Ma no, assolutamente no. Va bene, chiudiamo così con una battuta per non piangere, ci facciamo una risata. Figura. Ciao Gianni, grazie ancora. Ciao.